Siamo nel Salento in piena estate e oggi dedichiamo la giornata ad un giro per le ferrovie del sud-est. Dopo aver consultato gli orari, decido per il percorso Otranto, Maglie, Galliano, Nardò, Gallipoli, Zollino, Otranto, che riuscirò a completare in giornata con qualche sosta. Questa 668 mi porterà da Otranto a Maglie. Vado subito a presentarmi al macchinista per chiedergli di fare qualche ripresa dalla cabina. Questa è la 668 che ormai ha la sua età, ma funziona ancora alla grande. Paesaggio tipico salentino, meraviglioso, bello, pieno di piante verdi. Guarda che belli sorrivi. Derivo questo. Che bello. PL. Ancora in funzione un segnale ad ala, sì, da poco, uno degli ultimi, solo un ricordo. Pronto? Poi entriamo nella vecchia strada. Ecco. Tonto. Pronto? Mi devono ancora sostituire. Anche di là. Ma sono pochi anche di là. Ormai giorni sì. Qua non lo so se le danno, se è possibile aprire, qua c'è un museo ferroviario. Ah, nella stazione proprio, nelle località della stazione. Adesso Martesa. Andiamo a vedere, va. Se non so se hanno le chiavi, se sono autorizzati a farla aprire ancora, non lo so. Ed eccomi al museo ferroviario di Maglie, che gentilmente è stato aperto solo per me. No, non si preoccupi, Lasci pure così che va bene. Mamma mia, che bello! Una sala di prima classe, come era una volta. Una pendola proprio. Io credo che sia proprio una gran bella cosa. E l'ufficio del capostazione, meraviglioso. Le famose campanelle. Non si sa da dove arrivano i treni perché non c'è il battacchio. Questo arriva. Ecco una Gagliardo automotrice Breda che ha più o meno la mia stessa età e come me funziona ancora bene e fa la sua bella figura.
Il caso vuole che dopo mezz'ora arriva questa stessa automotrice che mi porterà da Maglia a Gagliano. Allora qua devono rifare l'armamento, però si va ancora bene, si va questo armamento. No, qua. Questo è un 50 all'ora di velocità al massimo. Ah. E adesso con nuovo. 90. 90? 90. Ah. No, vedrà la differenza, la vedrà quando salirà da Gagliano. La linea fino a Gagliano è ancora con il vecchio armamento, che consente al massimo i 50 km all'ora. Ma i lavori stanno per iniziare a breve e per i segnali ad ala sarà la fine. Siamo in deviata. No, no, e le dici che non ci vuole. Sì, guarda. Ah, ma non è ancora arrivato quell'altro. No. Questo trincerone deve essere adattato per consentire ai macchinari per il rinnovo dell'armamento di passare e lavorare agevolmente. Abbiamo il segnale via impedita, Eccolo qua che ce l'hanno fatto via. Libera. Il rinnovamento della linea farà sparire molti vecchi cimeli ferroviari, ancora oggi operati a mano dal personale di stazione. A Gagliano, come in tutte le stazioni di diramazione, sono sempre presenti altri mezzi pronti a fare servizio sulle linee afferenti. Qui troviamo un vecchio binato in attesa di riparazione. Qui i segnali, scambi e passaggi a livello sono comandati a mano mediante questo apparato a fili, ormai introvabile nel resto d'Italia. Parto da Gagliano verso Nardò e in questa linea i lavori di armamento sono quasi completati, però i PL sono ancora operati a mano. Nardò Centrale è un grosso nodo ferroviario e da qui partono i treni per Otranto, Gagliano
e Gallipoli, che è la meta del mio viaggio. Anche a Gallipoli sono presenti vari mezzi e tra questi un vecchio binato che fa servizio verso Casarano. Ma da oggi questo servizio viene svolto dai nuovi complessi Pesa. L'arrivo del mio treno per tornare a Nardò è annunciato da una vecchia campanella, questa volta con tanto di battaglia. A Nardò capita spesso di partire assieme ad un altro treno. Dopo l'ultimo cambio a Zollino, ritorno verso Otranto, dove i turisti locali sono venuti a prendere l'ultimo treno per tornare a casa. Il mio viaggio finisce qui, dopo aver passato una giornata alla scoperta delle ferrovie del Salento, interessanti e belle quanto il suo mare.